La più cordiale buona serata vi giunga dal Palaravizza di Pavia. Buona serata agli amici del basket, buona serata agli amici del basket sintonizzati sulla piattaforma LNP Pass. Seconda giornata del campionato nazionale di Serie B, girone B2. La Riso Scotti.e di Pavia che ospita la Ferraroni Juvi Cremona. Seconda giornata, ma in realtà per i padroni di casa il debutto assoluto in questo campionato, visto che il primo turno è saltato causa plurime positività in casa pavese. Due squadre che ovviamente arrivano a questo match in situazioni davvero antitetiche. Pavia che ha dovuto lottare, come abbiamo accennato in partenza, contro situazioni di Covid plurimo che hanno rallentato enormemente la preparazione della truppa di Pat Baldiraghi, che negli ultimi 50 giorni è riuscita ben poche volte a giocare il 5 contro 5 in allenamento ed ha recuperato gli ultimi ragazzi che si sono negativizzati proprio nell'immediata vigilia del match, e nei 10 oggi manca esclusivamente il playmaker di classe 2002 Francesco Barbieri, che viene sostituito dall'arrivo, dal tesseramento last minute, quello di Massimiliano Sacchi, anche lui un playmaker, anche lui annata 2002. L'avvicinamento invece di Cremona è andato via sicuramente in maniera più lineare. La truppa di Lottici non ha avuto grandi problematiche dal punto di vista degli infortuni, comunque dal punto di vista di emergenze sanitarie legate al coronavirus, quindi si è potuta allenare, presentare, ed è stata il match tra Juvi Cremona e i Bis Fiorenzuola, è stato l'unico match disputato nel girone B2 la scorsa domenica, con vittoria dei cremonesi. Arbitri che richiamano le squadre vicino alle rispettive panchine. Ora andiamo a vedere, le scelte di Baldiraghi sono piuttosto scontate. La Risoscotti.edile partirà con Piazza Touré, con Donadoni, Nasello e Capitan Lele Rossi. Andiamo a vedere le scelte di Simone Lottici. Simone Lottici, che è un ex, attuale allenatore della Juvi Cremona, è stato playmaker negli anni 80 dell'Annabella Pavia, allenata dal professor Arnaldo Taurisano. Arbitrano i signori toscani, tratta di una coppia Venturini e Giustarini, Venturini di Lucca, Giustarini di Grosseto. Secondi e poi ci sarà il salto 2, quindi il debutto assoluto per Pavia in questa stagione 2020-2021, davvero travagliato l'avvio, davvero molta tensione in casa pavese in questa vigilia, nessuno sarebbe augurato questo tipo di partenza. Pavia tra l'altro che sarà attesa da una settimana, un vero e proprio tour de force, visto che recupererà mercoledì il match saltato nella prima di campionato ad Olginate e poi sabato sarà già in campo in quel di Piadena. Squadre pronte a guadagnare il centro del ring. Confermate quelle che erano le indicazioni di massima che vi ho dato per quanto riguarda le scelte di coach Pat Baldiraghi per Pavia, quindi Piazza, Touré, Donadoni, che va a rilevare nello starting five Marco Torgano, che ha sicuramente poca autonomia, poi Nasello e Capitan Lele Rossi nello spot numero 4, numero 5, le scelte di Lottici, ovviamente il go to guy Marco Bona, poi vediamo il numero 16, sarà schierato playmaker il giovane Crescenzi, poi Varaskin come numero 4, Masciarelli come numero 3, e c'è il debutto, visto che nel match d'esordio ha giocato pochi minuti, ma in questa settimana ha sicuramente potuto mettere dei minuti nelle gambe, il debutto con in quintetto base per Gin Anthrops. Tutto pronto, è proprio Anthrops a partire con il salto 2 contro Lele Rossi. Anzi, va a saltare Varaskin, il giovane veneto, due veterani in campo, 38 primavere per entrambi i giocatori, tutto pronto a partire.
silenzio ovviamente assolutamente irreale, siamo davvero poco abituati a questo genere di contorno. Primo possesso gestito da Pavia, c'è l'uscita di Touré che attacca subito dal palleggio, va a servire un buon pallone per Nasello che però sbaglia in traffico, rimbalzo controllato da Varaskin. Crescenzi che ribalta il lato, si va da Masciarelli che batte Donadoni, scarica un buon pallone per il tiro dai 5 metri che Varaskin però sbaglia, rimbalzo controllato dalla difesa pavese. Donadoni che può spingere, va da Touré, Touré torna da Piazza, va a prendere il blocco alto di Lele Rossi, lo scarico, Nasello che va a attaccare il ferro, appoggia il tabellone, sbaglia ma c'è un perfetto rimbalzo di posizione pura per Lele Rossi e i primi due punti della stagione 2021 per Pavia sono firmati da capitan Lele Rossi. Primo vantaggio interno, c'è fallo fischiato a Momo Touré. Primo fallo per Momo Touré, chiamato un compito di grandissima importanza, quello di cercare di limitare i danni contro il braccio armato cremonese Marco Bona. Piazza che va forte in difesa su Crescenzi, Crescenzi che sfrutta il blocco, affida a Varaskin che torna fuori da Masciarelli, marcato faccia a faccia da Donadoni, Masciarelli che si prende una tripla senza ritmo, c'è però il fallo di Alessio Donadoni, quindi saranno tre tiri liberi a disposizione del giocatore marchigiano. Primo fallo anche per l'ala di Lesmo, cresciuta nel fertile vivaio dell'Aurora Desio. Tre tiri liberi a disposizione per Masciarelli, uno dei tanti under in roster Lottici, Cremona che in estate ha scelto di cambiare moltissimo, sono rimasti praticamente due giocatori della scorsa stagione, cioè lo storico capitano Elvis Vacchelli e Marco Bona, per il resto grandissimo massiccio restyling all'insegna sicuramente del ringiovanimento, sono cinque i senior a disposizione di Lottici. Sbaglia il secondo tentativo a cronometro fermo Dario Masciarelli, classe 98. Va per il 2 su 3, quindi c'è il pareggio a quota 2. 8.58 da bruciare in questo primo periodo, c'è la pressione dopo i tiri liberi, è una scelta che Lottici fa spesso, una 2-2-1 che poi si compatta, vediamo se in questo caso rimane schierata a zona. Ora c'è l'ottimo innesco di Donadoni per il taglio di Nasello, primi due per l'ala senese. Nuovo vantaggio interno, 4-2, 8-35, quindi abbiamo visto una situazione tattica particolare già in avvio. Sappiamo che Lottici è un allenatore che ama questo tipo di situazioni. Sbaglia la tripla Varaskin, ma rimbalzo offensivo per Cremona. Sbaglia anche Boni. Bona, scusate, Pavia che può ripartire. Palleggio di Touré, si va da Nasello che può attaccare Crescenzi dal palleggio. C'è il fallo speso dal prodotto della VL Pesaro. Dicevamo, Simone Lottici è un allenatore che ama queste situazioni tattiche. Abbiamo visto un accenno di pressione a tutto campo, poi un primo giro di zona fronte pari. Ora vediamo quella che sarà la scelta difensiva. Torna a uomo contro uomo, Piazza gira sul blocco di Rossi, si va da Donadoni che va a attaccare forte il ferro, appoggia al cristallo e va a realizzare. Buona giocata per l'ala Brianzola, primi due per lui, 6-2 il vantaggio interno, bruciati i primi due giri di orologio. Varaskin che chiude il palleggio, va da Marco Bona per Masciarelli, ovviamente Bona attenzionato in maniera particolare, Touré che non si stacca e ha sicuramente l'ordine di non staccarsi mai, Pavia sicuramente farà delle scelte difensive rischiando sugli altri giocatori. Ora Rossi che va a strappare di cattiveria pura il rimbalzo dopo l'errore di Masciarelli, ora Pavia che può attaccare in transizione, Donadoni un arresto e tiro e va a realizzare, sono 4 in fila per Donadoni e sono 8-2 il margine per i padroni di casa, 7-20 per andare a bruciare il primo periodo, buon inizio per la Riso Scotti punto edile, il palleggio di Masciarelli, ora Touré che si stampa sul blocco di Antrop, si arriva puntualissima la tripla di Bona che riduce la forbice, 8 per chi attacca, 5 per chi difende, il palleggio di Piazza va da Momo Touré. Si attende la posizione profonda di Rossi che è marcato faccia a faccia da Antrops, non si riesce ad attivare Rossi, ora c'è un evidente il tocco sulla mano di Bona, si è sentito qui nella nostra postazione lo schiaffo di Marco Bona, primo fallo per il
bomber cremonese che nella prima uscita dei ragazzi di Lotici ha scritto 29. Giocatore abituato a stazionare nelle primissime posizioni nella graduatoria dei marcatori. Touré prende il blocco da Rossi, poi scarica fuori per Nasello. Nasello che va ad attivare i collegamenti con il pitturato. Vediamo che Rossi si giocherà l'uno contro uno. Va a lavorare bene sul perno, va a prendere il contatto e il fallo fischiato a Antrops. È il primo fallo per l'ex giocatore di Trapani, giocatore che ha una militanza lunghissima, giocatore lettone, poi ha moltissimi anni, ha residenza cestistica nel nostro paese. Ora Rossi, lasciato libero, sbaglia la soluzione dall'altezza della linea della carità. Iubi che può ripartire, si va da Masciarelli. Masciarelli che torna da Bona. Circolazione per linee esterne. Varaskin vuole l'end off con Bona, non si perfeziona. Masciarelli che parte, attacca Donadoni, soluzione di Mancino, sbaglia, rimbalzo controllato da Rossi, va via che vuole correre, va per Touré in campo aperto. Donadoni nel traffico, ottimo l'extra pass di Donadoni per Nasello. Va via, torna con 5 di vantaggio, 10 perché si difende, 5 perché attacca. 6 minuti per chiudere il primo quarto. Va via che è riuscita a distendersi bene in transizione. Antrops sotto per Varaskin che si prende la stoppata di Lele Rossi, però torna in controllo del pallone, palla per Bona che forza da 3 punti, va a sbagliare. Varaskin che prova a tenere vivo il rimbalzo, viene controllato da Lele Rossi. C'è il primo cambio chiamato da Simone Lottici, fuori Bona e dentro Jacopo Mercante, giocatore ben conosciuto a questi livelli, reduce da un torneo a Montecatini, lo ricordiamo, poi impegnato nel nostro girone con la maglia della Robur Varese, poi giocatore comunque che ha iniziato qui vicino nel vivaio dell'Olimpia Milano. Spallacanestro, Momo Touré, la classica soluzione in fade away per Momo che sbaglia, rimbalzo controllato da Antrops, ora possibilità di sovrannumero per Cremona, c'è l'arresto e tiro di Crescenzi che però può controllare il rimbalzo d'attacco, non grande scelta del playmaker Under. Ora Cremona che andrà ad attaccare a difesa schierata. Masciarelli che prende il centro area, c'è la buona difesa di Donadoni, sbaglia ancora, c'è il rimbalzo dinamico controllato da Nasello che può partire in contropiede dietro la schiena per Touré. Il pallone, un missile che Momo però scaglia direttamente in tribuna, quindi brutta palla persa per Pavia. Pavia che a dispetto delle problematiche fisiche sta giocando un basket con cadenze sostenute, sarà ovviamente una delle chiavi del match la possibilità di conservare energie fino alla fine per la truppa di Baldiraghi. Il ribaltamento per la tripla aperta di Masciarelli che sbaglia, Varaskin che prova a lavorare ma di esperienza Lele Rossi va a calamitare il suo rimbalzo numero 3. Nadoni che lavora in palleggio per Nasello, è pronto intanto il primo cambio anche per Pat Baldiraghi, ora buon innesco interno per Lele Rossi che va a giocarsi il mismatch, sbaglia, vorrebbe un fischio arbitrale che non arriva, possibilità per Cremona di andare in campo aperto, c'è però il buon lavoro in anticipo di Nasello che va a toccare, ci sarà rimessa in zona d'attacco, c'è anche il primo cambio per Baldiraghi, quindi mostra il capitolo 2 della di quella che potrebbe essere la staffetta antibona con l'ingresso del marchigiano Matteo Fabi, ex giocatore di Crema. Fabi che va a occuparsi di Mercante, Mercante che va subito sulle tacche per cercare di sfruttare l'evidente mismatch, non viene servito, si va da Crescenzi, palla che circola sulle linee esterne, c'è il evidentemente sfidato Varaskin che va dentro, sbaglia, rimbalzo controllato da Donadoni che può andare a spingere. Una mezza idea di attaccare il canestro, poi si arresta, torna da Lele Rossi, ora ci sarà attacco a difesa schierata. Chiazza che lavora sul blocco di Rossi, riapre per Fabi, ancora dentro, buono il dentro fuori di Pavia, buono anche l'extra pass, ora però Donadoni che si prende la stoppata di Varaskin, quindi che si fa perdonare l'errore in fase offensiva. Ora situazione di sovrannumero, tripla in transizione che Mercante va a realizzare. 10-8, quindi forbice che si riduce all'istante, 3-42 per chiudere il primo quarto. Mercante che è giocatore di fondamentali eccellenti, di mano davvero molto molto morbida, alle mani di Donadoni, ancora Pavia che va insistentemente a cercare il riferimento interno di Lele Rossi che va a lavorare il semigancio sinistro, sbagliato, rimbalzo controllato da Antrops, l'apertura di contropiede del giocatore lettone però non è perfetta, quindi arriva la palla persa. Giro di cambi, fuori Masciarelli,
e dentro l'interessantissimo giocatore di classe nazionale under 20, di classe 2000, nazionale under 20 della Lettonia, Kirill Korsunov, che Cremona ha prelevato in estate dal Don Bosco Livorno, minuto di sospensione qui a Pavia. Andiamo a dare un'occhiata ai fatturati individuali: 4 di Nasello, 2 di Rossi, 4 di Donadoni per i lupi di Pat Valdiraghi. Quanto riguarda la Ferrarone Juvi, sono 3 di Mercante, 2 di Masciarelli, 3 anche di Marco Bona, attualmente a riposare in panchina. Il cambio è doppio perché dentro anche il cambio, il numero 5, un altro veterano con tante stagioni in Emilia, reduce da Ozzano, da Faenza, il numero 5 Dimitri Kliuchnik. Lottici che alza la propria difesa, vediamo poi se... No, in realtà la pressione è una pressione individuale di Crescenzi su Andrea Piazza. Pronto sul culo dei cambi anche Marco Torgano per Pavia. La ricezione di Piazza che va da Nasello, Nasello che attacca al fondo, ribalta per Fabi, innesco interno, Rossi fuori da Donadoni, una virata, il tiro da due punti di Donadoni che va a realizzare, morbido, ottimo impatto per Donadoni, sono 6 per l'ala brianzola che ha sicuramente avuto un inizio molto molto positivo. Alle mani di Mercante il taglio lungo la linea di fondo di Korsunov che poi si arresta, scarica per Kliuchnik, che è battezzato, prova un servizio interno per Mercante, fa lo speso da Matteo Fabi che ha cercato in qualche modo di negare la ricezione al giocatore milanese. Primo fallo per Fabi, diventa in zona d'attacco per Pavia che accenna una zona fronte pari, 2-3 chiamata da Bat Valdiraghi. Innesco interno, c'è il buon intervento di Nasello e arriva il recupero. Piazza va da Fabi che spara da tre punti senza pensarci, sbaglia il giocatore ex Crema. Riparte Cremona, Antrops aperto da tre punti e va a realizzare. Un giocatore che a dispetto del fisico imponente ha mano molto molto dolce. Uno di vantaggio per Pavia, 12 per chi attacca, 11 per chi si difende, 2 i giri di orologio che mancano alla chiusura di questo primo periodo. Piazza va a prendere il pick and roll centrale con Rossi, anzi va ad attaccare, perde però un brutto pallone, il recupero di Crescenzi, palla controllata da Korsunov, Mercante che va, c'è ottima ancora una volta la difesa d'anticipo di Nasello che va a negare l'innesco interno per Antrops. Cambio per Lottici che dà minuti di ossigeno ad Antrops e torna per il finale il go to guy Marco Bona. Cambio anche per Valdiraghi, annunciato in precedenza, poi sembrava averci rinunciato, pronto a fare il debutto in questa stagione, ma anche Marco Torgano. Lucic per Bona, il classico end-off, e Bona va a realizzare da due punti, quindi arriva il primo cambio di vantaggio, avanti Ferraroni Juvi Cremona, 12-13, quindi uno di vantaggio per i ragazzi di Simone Lottici. Nasello che va ad attaccare sul perno, sbaglia, rimbalzo controllato da Kliuchnik. Cremona che può ripartire, ora vediamo Donadoni accoppiato a Bona, Bona che va dentro però si stampa nel traffico, c'è il possibile contropiede primario per Matteo Fabi che va a realizzare, subisce il fallo di Mercante, bravo Fabi a proteggersi con il corpo. Primo fallo per Jacopo Mercante, cambio chiamato da Lottici, fuori Crescenzi, dentro lo storico capitano Elvis Vacchelli, cambio anche chiamato da Pat Valdiraghi,
sostituzione, e complimenti per Alessio Donadoni che si accomoda in panca con 6 e 3-3 dal campo. Tiro libero a disposizione di Matteo Fabi per allungare a 2 il margine dei padroni di casa. Fabi che realizza con l'ausilio del ferro, primi 3 per il giocatore di Porto Sant'Elpidio. Ora Bona ha lasciato colpevolmente solissimo dalla difesa di casa, quindi va a mettere 2 punti comodi appoggiando al cristallo. Perfetta parità a quota 15, entriamo nell'ultimo giro di orologio. La ricezione di Fabi, blocco alto di Lele Rossi, Piazza si prende una soluzione dei 2 punti, morbida l'esecuzione del regista di Pordenone. Primi 2 per l'ex giocatore della Virtus Padova. Ora Fabi che prova a marcare in anticipo Bona, che va a cercare di sfruttare anche il mismatch. Ora l'uscita di Bona, Fabi che si stampa sul blocco, viene fischiato però il fallo direttamente a Fabi, è il secondo fallo per Teo Fabi che ha cercato di forzare il blocco. Pronto il cambio per Pavia, dentro Momo Touré, qualche secondo di ossigeno per Andrea Piazza. Cambio difensivo per Pavia, probabilmente sarà zona fronte pari dopo questa rimessa in zona d'attacco per Cremona. E arriva la palla persa, arriva la palla persa. Quindi la variante difensiva comunque creato un effetto scompiglio, quindi è arrivata la palla persa, per cui con 28 secondi Pavia ha la possibilità di organizzare un possesso addizionale per cercare di allargare la forbice. Il consegnato di Masello per Touré, Torgano con mani sul pallone, l'uscita di Fabi però va forte in difesa Bona, ultimo tocco vediamo se è di Bona, sì. Quindi rimessa in zona d'attacco per Pavia con 7 secondi per chiudere il possesso. Bona è andato forte su questa linea di passaggio, è andato molto vicino all'intercetto. Taglio di Torgano che sicuramente non era un bijou. Ricezione di Touré, 6 secondi. Torgano che prova ad andare dentro da Rossi. Trovo comunque un buon innesco per Fabi, ma scadono i 24 secondi. 3 secondi e 95 centesimi dopo questa infrazione di 24 secondi fischiata a Pavia. Momo Touré nuovamente a prendersi cura di Fabi. Bona che scaglia l'ultimo tiro sull'uscita di Rossi con Touré che si era stampato sul blocco. Pavia che riesce a chiudere senza danni, quindi avanti 17 a 15 questo primo periodo. Quarto nel quale la risoscotti.edile ha messo sicuramente notevole in regia per quelle che possono essere le disponibilità atletiche attuali dei pavesi. Cercato di fare ovviamente un pesante lavoro difensivo su Marco Bona, che comunque ha fatturato 7 punti con un errore al tiro, 2-3 da 2, 1-1 da 3 punti, a dimostrazione dell'assoluta qualità del fromboliere in maglia oro granata. Ha cercato di rischiare, di fare ovviamente delle scelte difensive su altri giocatori, ma Lottici ha comunque pescato ottima qualità dalla panca con gli ingressi di Mercante, con gli ingressi di Antrops. Sarà ovviamente per Pavia una partita da sudarsi da qui fino alla fine. Chiave di lettura interessante sarà poi anche la possibilità per Pavia di gestire le rotazioni, proprio perché c'è una situazione di condizione atletica chiaramente non ottimale, quindi sarà necessario per coach Pat Valdiraghi riuscire a dosare
col bilancino del farmacista e minutaggi. Tutto pronto per ripartire, Bona a cavallo della linea di metà campo, pronto a riprendere le ostilità. Lui vantaggio perché si difende, Pavia che parte schierandosi a zona fronte pari, poi vediamo, ci sono ovviamente negli adattamenti matchup, c'è Touré che segue a uomo. Bona, primi due per Lucinic, va a trovare un canestro piuttosto comodo nel cuore del pittorato. Palla alle mani di Momo Touré. Lavora in palleggio, spaziatura non perfetta per l'attacco pavese. Touré, un paio di finte, poi va in angolo da Piazza. 6 secondi per chiudere il possesso, Piazza che va da Rossi, si prende un piazzato alla media, lo sbaglia. Piazza però è bravo a trovare il rimbalzo offensivo, quindi a riciclare un possesso. Quindi nuovo attacco per Pavia, c'è la situazione di lob nel cuore del pittorato a premiare la posizione di Piazza. Piazza che però subisce un contatto, non riesce a controllare, arriva la palla persa numero 4 per la Riso Scotti.e di Lepavia. Cremona che può tornare in attacco, Korsunov per Marco Bona, Touré che si stampa sul granitico blocco di Klucznik, sbaglia la soluzione in arco, Bona, rimbalzo controllato da Capitan Rossi. Piazza che prova a spingere, Padanasello, l'end off con il regista di Pordenone che chiude il palleggio, va da Rossi, Nasello in angolo, ribalta, un brutto pallone che Korsunov va a toccare, va vicino all'intercetto, quindi va via con 5 secondi per chiudere questo possesso. Perfetta parità, quota 5, palla nelle mani di Momo Touré che va a recapitare un gran pallone, Rossi sbaglia, un canestro davvero comodo. Dopo che Touré è riuscito a fare un mezzo miracolo, riuscendo a trovare una illuminazione, un'idea interessante di passaggio. Korsunov marcato da Torgano, Klucznik aperto da 3 punti, va a realizzare con Rossi che tarda l'uscita, arriva il sorpasso, 3 di vantaggio per i cremonesi, 17 per i padroni di casa che attaccano, 20 per gli ospiti, 8-13 per arrivare all'intervallo lungo. Va via che in questo incipit di secondo quarto ha perso un po' di ritmo, Touré che va a forzare un passaggio nel cuore del pitturato, Nasello che prova a chiudere la soluzione a Bona, Mercante che si alza da 3 punti, va a realizzare, quindi break di Cremona. E minuto di sospensione, ovvio e conseguenziale, chiamato da Pat Baldiraghi. Pavia ha forzato un paio di situazioni, la difesa di Cremona ha sporcato le letture della truppa di Baldiraghi. Sono arrivati anche degli errori piuttosto marchiani, perché l'appoggio di Capitan Rossi, per Capitan Rossi era davvero comodo in questa situazione. In questa situazione di transizione Cremona ha trovato tiri dalla lunga, quindi la tripla di Mercante, la tripla di Klucznik in precedenza hanno scavato questo mini solco, è il primo strappo per Cremona, questo più 6. Pavia che sta facendo fatica a trovare sostanza nel cuore del pitturato contro il tonnellaggio ospite, per Lene Rossi solo 1 su 6 dal campo. In effetti Baldiraghi va a concedere riposo al capitano dentro il baby Lollo Cremaschi, quindi Pavia che ora perde ovviamente un riferimento offensivo nel pitturato. Torna anche Donadoni, Torgano, lo abbiamo detto in precedenza, davvero ha recuperato all'ultimissimo chilometro, davvero in prossimità dell'ultimo chilometro. Touré che va a mettere un jumper da 2 punti, lo sbaglia, Cremaschi comunque lavora in maniera interessante a rimbalzo d'attacco, tiene vivo il pallone, viene controllato da Donadoni, su lui c'è il fallo speso dal numero 5 Klucznik. Ma c'è la terribile palla persa, quindi Cremona che ringrazia per il gentile omaggio. Momento di difficoltà, primo momento di difficoltà per Pavia, Piazza che prova a incoraggiare i compagni, 17-23, quindi 6 di margine per gli ospiti.
Bacchelli a superare la metà campo. Mercante che in questo momento giostra da numero 4. Touré che segue Bona, Mercante che si apre, mette palla per terra, c'è la buona difesa di Nasello, il fallo in attacco di Mercante, francamente interpretazione arbitrale che ci lascia piuttosto perplessi. Nasello bravo ad evidenziare il contatto, ma contatto che davvero secondo noi era risibile. Piazza vada Touré, necessario che anche Momo ovviamente si accenda offensivamente, perché in questo momento Pavia ha necessità di trovare dei poli offensivi affidabili. Piazza che si prende la sua classica conclusione in arresto e tiro all'altezza della lunetta. Quarto punto per il regista Furlan, 19-23, 4 di margine per gli ospiti. Klucinic aperto da 3 punti che va a sparare, va a realizzare. Cremaschi che necessariamente deve stargli più attaccato, comunque giocatore di fisicità clamorosa, 2-10 ma con mano molto morbida. È vero anche che la difesa pavese gli ha consentito di caricare con grande comodità il tiro. Momo che va dentro dal palleggio, prende il contatto e va a realizzare. Sono i primi 2 per il giocatore del 92, nativo di Angera. Cambio pronto per Lottici che va a dare qualche minuto di riposo a Klucic che ha avuto un impatto davvero sontuoso. Torna sul parquet Jens Antrops. Tiro libero aggiuntivo per Momo Touré, possibilità di tenere Pavia attaccata. Va a perfezionare il giocatore di Angera il gioco da 3 punti, quindi sono 4 da recuperare per Pavia. Pavia che va a schierarsi in difesa individuale. Difesa aggressiva, punita però dai fischietti toscani. Fallo fischiato a Donadoni. Secondo fallo per Donadoni su Kursunov. Rimessa in zona d'attacco per la Ferraroni. Masciarelli ad occuparsene, va da Mercante, si va da Kursunov, l'uscita di Bacchelli. Bacchelli per Mercante, aperto con troppo spazio, sbaglia questa volta il lungo milanese, la soluzione dall'arco dei 6-75. Donadoni che ha una mezza idea di attaccare, poi chiude il palleggio, prende questo sì un fallo da Mercante che non viene fischiato, diciamo che fa il pari con la situazione precedente. Touré che attacca di forza il canestro, una hesitation, sbaglia, rimbalzo però controllato dai pavesi, quindi possibilità di riciclare un possesso offensivo. Uscita forte di Kursunov su Piazza, Nasello aperto da 3 punti, una finta, si butta dentro, va ad appoggiare, corto, ma Donadoni trova un ottimo rimbalzo d'attacco, sbaglia anche lui, Cremaschi però si fa valere. Pavia se non altro sta mettendo grande generosità, grande cattiveria in queste situazioni. 6 secondi per chiudere il possesso, la virata di Piazza, il grande scarico del regista Furlan per il taglio lungo la linea di fondo di Donadoni che va a realizzare, subisce il contatto. Pavia che sta facendo fatica ma che ha mostrato comunque intensità e la faccia cattiva, la determinazione al rimbalzo d'attacco, andando a riciclare un paio di possessi addizionali. Va a completare il gioco da 3 punti, sono 9 per Alessio Donadoni, il top scorer in casa pavese, e la notizia è che Pavia è tornata in un amen ad una lunghezza di svantaggio. Masciarelli prende il blocco di Antrops, fischiato il fallo a Piazza che mostra il braccio sostenendo che il giocatore cremonese sia aggrappato. Primo fallo per Andrea Piazza. 2 falli di squadra per Pavia, 4 per la Juve. Masciarelli, l'uscita di Bacchelli che finta il tiro da 3 punti, poi si prende una soluzione da 2 punti, la sbaglia, c'è il buon tagliafuori di Cremaschi per favorire il rimbalzo controllato da Donadoni che ha una mezza idea di attaccare, ribalta fuori da Nasello. Nasello battezzato alla difesa ospite, rinuncia al tiro a 3 punti, va a prendere posizione sulle tacche, si giocherà l'uno contro uno, anzi ribalta per Donadoni, aperto da 3 punti, sbaglia, ma Nasello ancora una volta presenta rimbalzo offensivo, tripla di Piazza sbagliata, Cremaschi ancora
prova a tenere vivo, questa volta però Cremona controlla, può andare a lavorare in transizione, tripla aperta per Masciarelli che la mette cortissima, rimbalzo controllato da Piazza, ora confusione, Piazza che perde la maniglia in campo aperto, però tuffo, basket ruspante se ci passate l'espressione. Ture che va a deviare il passaggio di Bacchelli. Messa in zona d'attacco per Cremona. 18 secondi per chiudere il possesso offensivo, ovviamente. Situazione ovviamente che ci stanno, siamo ovviamente in inizio di campionato con le squadre che alle quali va sicuramente perdonata qualche approssimazione, la condizione fisica e anche il processo di creazione di una chimica di squadra, abbiamo ricordato in le situazioni problematiche per Pavia e il fatto comunque che anche Cremona abbia cambiato moltissimo quest'estate, è chiaro che le squadre devono logicamente trovare assetti stabili. Masciarelli con palla in mano per Crescenzi che ribalta al lato per Varaschin, si torna da Crescenzi che vuole buttarsi dentro, apre in angolo per Masciarelli che lavora in palleggio, contenuto da Donadoni, ottimo lavoro di Donadoni che però abbassa le braccia, arriva il terzo fallo, questa è una pessima notizia in casa pavese, pronto addirittura un triplo cambio per la panca di casa, fuori Cremaschi torna Capitan Rossi, fuori anche Nasello e debutto per Nicolas Dessé, fuori Donadoni ovviamente, tre falli per lui e torna sul parquet il pistolero Marco Torgano. Quattro i giri di orologio che mancano per arrivare all'intervallo lungo. Dario Masciarelli impegnato a cronometro fermo. Va a sbagliare. 2-4 per lui dalla linea della carità. Va a realizzare il secondo, quindi sono due le lunghezze di vantaggio per gli ospiti. 25 per chi attacca, 27 per chi si difende. Cremona che allunga tutto campo la difesa, vediamo poi come si chiuderà in metà campo, sì è una, sembrerebbe una zona fronte dispari, quindi una 3-2, poi vediamo se saranno adattamenti matchup, sembra di no, il passaggio di tocco di Piazza per Torgano, la soluzione da due punti cortissima per l'ala di Segrate, rimbalzo controllato comodamente da Varaschin, Juvi che può ripartire, tripla in transizione che Crescenzi si prende senza timidezza. Primi tre per il prodotto della VL Pesaro, nuovamente 5 di vantaggio per gli ospiti. Dessì che ribalta al lato per Torgano, si va da Andrea Piazza che prende il blocco di Rossi, ora Rossi che va a prendere posizione sulle tacche, chiaramente Antrops ha la possibilità fisica di stare con lui, Ture che forza e sbaglia e ora c'è situazione di sovrannumero per Cremona, tripla di Mercante in angolo, va a realizzare e arriva un altro 6-0, molto pesante, 8 di vantaggio per Cremona con questo mini parziale dall'arco dei 7-75, la truppa di Lotti ci sta sicuramente tirando molto bene dall'arco dei sogni, 7-13 per i ragazzi cremonesi, quindi percentuali decisamente importanti. Secondo fallo per Antrops, cambio chiamato da Lottici, dentro Bona, fuori Mercante. Mercante impatto veramente importante, 9 con 3 su 4 dalla lunga per il giocatore di scuola Olimpia Milano. Lele Rossi con possibilità di muovere il fatturato pavese a cronometro fermo. Rossi che manda cortissimo il primo tiro libero, per il momento il capitano pavese che sta litigando con i ferri e ovviamente nell'economia tecnica della squadra di Pat Baldiraghi un Rossi da soli 3 punti fatturati è un grosso problema. 26 per chi difende, 33 per chi attacca, speriamo ovviamente che l'orgoglio del gladiatore romano possa uscire dopo l'intervallo. Ora, buono scarico di Bona per Varaschin che va ad appoggiare 2 punti comodi, sono 9 di vantaggio per i cremonesi che continuano ad alzare a tutto campo la propria pressione difensiva.
Piazza che va in angolo da Torgano, tripla aperta per il pistolero che sbaglia, Cure lavora forte, a rimbalzo d'attacco, prova a tenere viva. Bravo Momo, palla 2, freccia del possesso che premia Riso Scotti, punto di Le Pavia. Sarà possibilità di un possesso addizionale. Pavia che non ha ancora trovato il bersaglio grosso dall'arco dei 65, 0-3 complessivo per i pavesi. Piazza che si prende la soluzione nel cuore del pittorato, la sbaglia, rimbalzo Antrops, tocca per il numero 16 Crescenzi, buon recupero difensivo di De Sic che però perde la maniglia, e ora 3-0 per Pombona che va ad appoggiare comodo. 26-37, 9 per Bona e 11 di vantaggio per Cremona, spia delle energie che si sta drammaticamente accendendo in casa pavese. Il parziale di questo secondo periodo è abbastanza eloquente, 8 punti fatturati dai pavesi, ora si prova ad andare internamente da Rossi che perde palla, pallone controllato da Pavia, cronometro che è stato riciclato. Touré una tripla senza ritmo, prende la stoppata di Varaskin e ora è una discreta mattanza. Masciarelli aperto in angolo, va a sbagliare, rimbalzo controllato da Lele Rossi, poi deve ovviamente cercare di limitare i danni in questa situazione di evidente difficoltà perché il parziale è stato sicuramente pesante. Ora Cremona è attualmente in controllo del match, Pavia fa grande fatica in attacco a muovere il pallone. Fallo di Crescenzi sul ricciolo di Torgano, doppio cambio per Baldiraghi che ovviamente prova a mischiare le carte, prova a trovare qualcosa dalle rotazioni. Si siede De Sì, recuperato esattamente ieri, quindi mandato in campo senza allenamento. Time out. Chiamato da Pat Baldiraghi. Abbiamo detto ovviamente in questo secondo quarto aveva fatturato 8-18, è l'impietoso parziale. Cremona lo ha costruito con buoni tiri, in transizione e ovviamente con altissime percentuali dall'arco dei 6,75. I ragazzi di Lotti ci stanno viaggiando 8-14 dalla lunga e ovviamente questo ha tutto il peso del mondo. Pavia che sta pagando in attacco la difficoltà di andare a colpire nel pitturato. Rossi è stato contenuto in maniera eccellente dai pesi massimi di casa Juvi, cioè da Klucinic, cioè da Antrops, e lo stesso Nasello non è stato finora in grado di trovare grandi spazi nel pitturato. Logicamente sul perimetro i tiratori pavesi non hanno potuto usufruire di tiri piedi per terra e questo spiega cifre finora modeste. 11-26 da due punti per la Riso Scotti, punto edile, 0-3 da 3. Marco Torgano ora proverà a chiudere questo parziale esterno andando a muovere il fatturato offensivo dei padroni di casa dalla linea della carità. Evidente comunque come Torgano sia probabilmente il pavese più indietro di condizione. Ricordiamo che prima del focolaio Covid comunque Toghi aveva era rimasto fuori per qualche partita, per qualche allenamento, scusate, per un problema al polpaccio. Primi due per Torgano che va a muovere il suo tabellino personale, sono 28 per chi difende, 37 per chi attacca. 2-3 la chiamata difensiva di Pat Baldiraghi. Bona che lavora dal palleggio, si butta dentro, si prende una soluzione da due punti, la va a mettere, soluzione di gran classe per Bona che scollina la doppia cifra, 28-39. La ricezione di Nasello per Lele Rossi che va da Piazza, prende il blocco di Rossi, Piazza fuori per Fabi, si torna da Piazza che attacca, va a prendere una forzatura, prende la stoppata di Masciarelli e Cremona ha un'altra situazione di ripartenza. Nasello che prova a spendere un fallo. Fallo speso su Marco Bona, Pavia che va in questo momento in bonus.
ultimi 22 secondi per arrivare all'intervallo lungo e cercare di recuperare qualche energia fisica per i pavesi, che stanno ovviamente mettendoci il massimo della energia disponibile. Palleggio prolungato di Vona, la chiamata sul pick and roll di Varaskin, il ribaltamento, la ricezione di Masciarelli che prende la linea di fondo, uno scarico per Varaskin che ribalta per Korsunov che sbaglia da tre punti, rimbalzo con palla avvelenata, non controlla nessuno, si chiude qui. Intervallo che arriva con Cremona in sostanziale controllo del match, 28-39 è il vantaggio che sorride ai padroni di casa. I tabellini dicono per la Riso Scotti, punteggio di Pavia 3 di Touré, 4 di Nasello, 4 di Piazza, 3 di Fabi, 2 di Rossi, 9 di Donadoni. Per quanto riguarda gli ospiti sono 3 di Masciarelli, 9 di Mercante, 3 di Crescenzi, 3 di Antrops, 8 di Klujcnik, 7 di Marco Bona. A Pavia c'è Alessio Donadoni. Pallavista di Pavia, ci scusiamo per la qualità delle riprese video, c'è stato un problema di settaggio dei parametri, ovviamente non dipendente dal nostro operatore, speriamo che ci dicono che il problema dovrebbe essere stato risolto, quindi ci scusiamo, è la prima volta in cui appunto anche lo streaming è sicuramente in rodaggio come Pavia. In realtà Pavia non è in rodaggio, è costretta da questa situazione ad andare in campo, perché le regole sono queste, è andata in campo in una settimana in cui iniziata una settimana fa ancora con 6 giocatori positivi, quindi è chiaro che nel secondo quarto drammaticamente si è evidenziata tutta la differenza di brillantezza fisica ma anche poi di coesione, di abitudine a giocare insieme ovviamente fra le due squadre. Tutto pronto per la ripresa delle operazioni. Pavia con la Mission Impossible di provare a rientrare in partita. Cremona con 2 quarti per gestire un margine comunque già importante. Bona si arresta, riapre per Crescenzi che prova a sottrattivare Varaskin. Varaskin che però calpesta la linea di fondo, quindi arriva la prima palla persa per i ragazzi di Simone Lottici. Valdiraghi che sceglie di ripartire da Piazza Touré, Donadoni, Nasello e Lele Rossi. Lottici risponde con Bona, Antrops, Varaskin. Ora arriva anche la palla persa per Pavia, intercettato il tentativo di passaggio backdoor da parte di Nasello, quindi Cremona che può tornare in attacco. Bona il consegnato con Antrops, prende il blocco di Antrops, il gioco a due, il giocatore di maglia numero 88 che va comodo ad appoggiare al ferro il proprio quinto punto. 28 per chi attacca, 41 per chi difende. Il consegnato di Rossi per Piazza, riapre per Nasello, si va da Touré, attacco di Pavia che ovviamente ha vissuto su buoni ritmi nel primo quarto, poi ha gradualmente perso efficacia. Nasello in avvicinamento lavora bene, prende la stoppata di Antrops e Cremona che può ripartire. C'è Varaskin che ha preso posizione interna, Donadoni che difende in anticipo per cercare di negare il lob, in effetti il lob arriva ma è fuori misura, quindi arriva la seconda palla persa in questo secondo tempo per la Juve Cremona. Dicevano, Cremona ha fatto sicuramente una differenza fisica nel secondo quarto, sono arrivate tante situazioni di transizione, poi per carità è stata sicuramente molto molto brava, molto cinica ad andare a punire dalla lunga. I ragazzi di Lottici sono arrivati all'intervallo tirando 8-16 da 3 punti, quindi nel basket moderno questo fa tutta la differenza del mondo. Pavia 28-41, Piazza che torna fuori da Nasello, che ribalta per Donadoni che va a attaccare Bona, il fallo speso dal go-to-guy cremonese che è esploso fragorosamente nel secondo periodo, anche se sicuramente Lottici ha avuto ottima coralità.
trovando diversi poli offensivi affidabili nel corso del secondo periodo. Ora innesco interno di Touré per Rossi, Rossi che va a appoggiare al cristallo il suo secondo canestro dal campo, sono 5 per il capitano pavese, fondamentale che Rossi si metta in partita, è chiaro che ha avversari dalla fisicità importante che indubbiamente gli hanno negato l'ingombro, il dominio del pitturato, però è fondamentale che il gladiatore riesca a trovare in attacco una prestazione all'altezza della propria fama. 11 da recuperare per Pavia. Piazza che va a chiamare il gioco in attacco, la ricezione di Momo Touré marcato da Boni, va a piazzare il blocco alto Rossi, Touré che scarica per Nasello, l'end-off con Donadoni, si torna da Rossi ma Pavia ovviamente che fatica ad attaccare, si prende una soluzione forzata, Momo Touré la sbaglia e in traffico c'è un contatto falloso subito da Lele Rossi, fallo fischiato a Masciarelli. Primo fallo per il giocatore marchigiano. Piazza per Rossi. Piazza per nessuno, arriva la palla persa numero 10 in casa Omnia. Ferraroni quindi che può ripartire dopo questo errore dei padroni di casa. Chiaro che la partita di Pavia sarà presumibilmente costellata di queste situazioni. È chiaro che nel momento in cui l'acido lattico la fa da padrone, ora c'è il fallo fischiato da Donadoni. Attenzione, è il quarto fallo del giocatore fisicamente probabilmente più brillante in questa sera. Quindi Iattura per i ragazzi di Pat Valdiraghi. Torna Matteo Fabi sul parquet. Spessore fisico del quintetto che si abbassa in questo momento. La ricezione di Antrops. L'uscita di Crescenzi per Marco Bona, marcato da Fabi. Antrops che riapre per Paraschin. Crescenzi che sarà costretto a forzare da tre punti, sbaglia, rimbalzo lungo controllato da Nasello che può andare a spingere la transizione, c'è però il buon rientro difensivo dei cremonesi. Piazza torna da Nasello, Nasello prova ad andare sulle tacche per attaccare Masciarelli, va in avvicinamento, ribalta per Fabi, tripla aperta per il giocatore marchigiano che sbaglia, Pavia che non è ancora riuscita ad aprire la scatola dalla lunga, ora in traffico sbaglia Fabi dopo il rimbalzo in attacco conquistato da Nasello, rimbalzo conteso e conquistato dagli Oro Amaranto. Crescenzi, una mezzina di spara da tre punti, se ne incarica Bona di punire, sbaglia, rimbalzo controllato da Nasello, Pavia che può ripartire, Touré che va ad attaccare, c'è il buon intervento difensivo di Masciarelli, c'è il recupero, c'è l'ennesima situazione di contropiede, molto bravo Piazza che fa una magata per andare a recuperare questo pallone. Rossi che prova ad andare nel pitturato, passaggio forzato, intercetto e contropiede primario che Bona va a chiudere. 30-43, il tabellone in via Treves è ovviamente impietoso, Pavia sta faticando moltissimo, Valdiraghi è davvero un leone in gabbia, molto frustrante per il coach pavese chiaramente questo debutto di campionato, ma queste sono le regole e questo va preso con filosofia senza cadere nel disfattismo, era ampiamente in preventivo che potesse esserci una partita del genere. Paraschin con palla in mano, end off con Crescenzi, marcato da Momo Touré, si va in angolo da Masciarelli, brutto passaggio di Masciarelli per l'intercetto di Nasello che si fa tutto il campo, subisce il contatto da Bona, va a realizzare. Sesto punto per il lungo senese. Pavia che prova a cercare di non far scappare Cremona andando aggressivo in difesa, fallo fischiato a Piazza. 11 di margine per Cremona, minuto di sospensione chiamato da Simone Lottici, ovviamente
Cremona che vuole gestire il vantaggio, vuole gestire anche questa evidente superiorità atletica nei confronti dei pavesi, che possono provare ad arrabattarsi con il mestiere, con qualche giocata di generosità, di intensità pura, ma ovviamente è abbastanza palese che ai lupi in maglia Risoscotti Punto Edile manchino davvero le gambe. 5:22 per completare questo terzo periodo. Il parziale di questo terzo quarto recita perfetta parità a quota 4 in 5 minuti e 22, a testimoniare ovviamente di tutti gli logici imbarazzi offensivi per Pavia. Il tabellino recita 3 di Touré, 3 di Fabi, 4 di Piazza, 2 di Torgano, 9 di Donadoni, 5 di Rossi, 6 di Nasello. Il fatturato cremonese invece spalmato sui 3 di Masciarelli, 3 per Crescenzi, 2 di Varaschin, 13 per Bona, 5 di Antrops, 8 di Klujcik, 9 di Mercante. Cambio chiamato da Lottici. In campo l'impronunciabile Milovanovic. Nazionale macedone under 20. Rimessa di Masciarelli per Varaschin. Masciarelli che attacca dal palleggio, prova a servire, a premiare il taglio di Milovanovic. C'è il tocco di difesa pavese, tocco attribuito a Touré. 2-3 la chiamata difensiva di Baldiraghi. Masciarelli per Crescenzi, aperto in angolo, spara 3 punti, va a realizzare. 6 per Crescenzi. 2-3 dalla lunga per il giocatore uscito dal vivaio di Pesaro. Cremona che allarga la forbice, prova a mettere in ghiaccio il match. Sbaglia Touré, appoggio al ferro. Milovanovic che parte tutto il campo, va a provare a chiudere il contropiede e va a realizzare, va fino in fondo sfruttando la superiore fisicità nei confronti di Fabi. E altro mini strappo esterno, 5-0 per il 32-48. Ora nella tornara c'è il fallo fischiato a Crescenzi su Rossi, che cercava la posizione interna. Rimessa in zona d'attacco per la Risoscotti. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di questo terzo periodo, 4:34 per la precisione. Andrea Piazza ad occuparsi delle operazioni di ripresa del gioco. L'uscita di Teo Fabi, va da Rossi, l'end off con Piazza che prende il blocco di Rossi, riapre per Dessì, si va nuovamente da Dessì che scarica per Piazza, tripla frontale che scheggia il primo ferro, va via 0-6 dalla lunga distanza. Antrops che prova a punire in arco, sbaglia anche lui, rimbalzo controllato dalle maglie biancoazzurre. Palleggio di Piazza che va da Rossi, una mezza idea di sparare dalla lunga, l'end off con Fabi, Fabi che dà un buon pallone a Rossi, Rossi che però non controlla. Arriva l'ennesima palla persa per Pavia, siamo già a quota 14 di squadra. Milovanovic per Crescenzi che fatica a controllare, va a riaprire, Fabi va sulla linea di passaggio, contatto non sanzionato con Fabi che era in controllo, e ora Cremona che punisce da 3 punti con Masciarelli, e il gap adesso diventa davvero molto molto importante. 32 per chi attacca, 51 è ovviamente molto amara la situazione. Si vede che Cremona va davvero al doppio della velocità rispetto a Pavia. C'è il fallo speso da Nicolas Dessì sulla percussione di Milovanovic. Minuto di sospensione chiamato da Baldiraghi. Baldiraghi guarda torvo i signori in grigio. Il punteggio è già sufficientemente severo con Pavia. Forse non servirebbero queste ulteriori vessazioni, ma questo è una situazione che non è la prima né l'ultima volta che si vede sui campi da gioco.
Pavia che è rimasta qualche minuto aggrappata a 11 di margine, poi ha incassato un altro mini break e ora Cremona ha saldamente tutte e due le mani sulla partita, anche perché chiaramente con il trascorrere dei minuti le energie in casa pavese davvero sono ridotte al lumicino e il linguaggio del corpo dei ragazzi di Baldiraghi ovviamente è testimone fedele di tutta la frustrazione, di tutta la rabbia del mondo per una partita approcciata ovviamente ad armi impari. Ovviamente Cremona non ha nessunissima colpa, i ragazzi di Lotti si stanno meritando la vittoria, è chiaro che la situazione di partenza è molto molto diversa, ma questo è il campionato in era Covid. Tiri liberi a disposizione di Milovanovic che va a sbagliare il primo. Dentro il secondo e sono 20 tonde le lunghezze di vantaggio per gli ospiti, 32 a 52. Piazza supera la metà campo, il consegnato con Dessì che va da Fabi, l'uscita di Nasello, però il passaggio skip per andare da Touré che punta da un ottimo pallone a Dessì, buono il taglio per l'ala bergamasca che va ad appoggiare al cristallo i primi due del suo match, 34 a 52. Touré che prova ad andare aggressivo su Vacchelli, vediamo se Pavia riuscirà a produrre uno sforzo più di rabbia che altro. Antrops che ovviamente giganteggia ma sbaglia, non riesce nella correzione dopo l'errore di Vareskin, la situazione con arresto e tiro. Touré dal palleggio va a mettere il suo classico canestro, 5 per il giocatore di Angera e mini break di Pavia, 4 a 0. Dobbiamo accontentarci di questo. 36 a 52, 2 e 16 per andare al boa di tre quarti partita. Fallo fischiato a Dessì, prova ad andare aggressivo, mettere le mani addosso su Vareskin. Lottici ovviamente che si può concedere lussi, quindi un lunghissimo rimbalzo per un lunghissimo riposo in panca per Klujicic, che è stato indubbiamente un fattore nel primo strappo di Cremona. Torna sul parquet anche buona. Rimessa per Jacopo Mercante, la ricezione di Bona, si va da Vareskin. Mercante che va sulle tacche a giocarsi il mismatch con Momo Touré. Il giro e tiro vorrebbe un fischio che non arriva. Attenzione perché Momo Touré ha accusato un problema fisico praticamente da solo. E questi sono i rischi ovviamente di andare in campo senza allenamenti, questo è sicuramente uno dei grandi pericoli della vigilia. Fabi che si prende una stoppata, Momo Touré che ovviamente su una gamba sola, alla prima interruzione arriva il fallo, quindi si sospende in questo momento Momo Touré che va in panca, cambiato con Donadoni. Vediamo di capire se si tratta di un problema alla caviglia per Touré. Ora si leva la scarpa e verrà trattato dallo staff di fisioterapisti pavesi. In lunetta il numero 12 Elvis Vacchelli. Elvis Vacchelli in lunetta per Touré che va direttamente in spogliatoio a farsi trattare dal fisioterapista, quindi piove sul bagnato ovviamente in casa risoscotti.edile. Vacchelli che va a realizzare, 36 per chi attacca, 54 chi si chiude in difesa. Piazza per Donadoni, Fabi si apre in angolo, Donadoni lavora in palleggio per Nasello, aperto da tre punti, una mezza di sparare, poi preferisce l'innesco interno, ma c'è l'intercetto della difesa ospite, può ripartire con Bona. Vareskin, il consegnato per Mercante, il gioco a due, il buon innesco interno e su Vareskin la difesa di casa va a spendere il fallo.
fallo per il numero 6 della Piazza, quarto fallo anche per Piazza. In lunetta Lorenzo Varaskin. Varaskin in lunetta. Possibilità di riportare il vantaggio esterno a 20 lunghezze esatte. Sbaglia però il primo, il giocatore veneto con esperienza a San Vendemiano e comunque con una promozione in Serie 2 in maglia Orzinuovi. Varizzare il secondo, 36-55, ultimo minuto di gioco in questo terzo periodo davvero agonico per i padroni di casa. Ricezione di Fabi che va da Dessì, che va, scusate, da Nasello, che attacca, va fino in fondo, ma c'è il fallo in attacco per il giocatore toscano che usa illecitamente, a giudizio dei fischietti suoi conterranei, il braccio esterno per spaziarsi. Palla persa numero 17 per Mariso Scotti e c'è l'esordio in Serie B per Mattia Sacchi, classe 2002, tesserato in settimana, doppio tesseramento per lui con Mortara, squadra che in questo momento è ovviamente ferma in C-Gold. Palla in mani di Marco Bona, il cambio difensivo affrontato da Dessì, fallo speso da Dessì. Allora il numero 8 Dessì, è il suo terzo fallo per Dessì, ora partirà la costante sequela, costante processione dalla linea della carità. Bona che mette il libero e sono 20 tondi di margine per la Ferraroni. Bona che sbaglia, inchiodato a quota 14, rimbalzo controllato da Donadoni. Donadoni che parte, chiude però il palleggio, torna da Fabi, ma Pavia fa una fatica terrificante in attacco, è assolutamente ferma. Si va da Nasello, raddoppiato, va fuori da Fabi, si prende una soluzione forzatissima nel traffico, la manda a bersaglio. Quinto punto per l'ex giocatore di Crema, ultimi 9 secondi, vediamo questo ultimo possesso offensivo per Cremona. Bona che spara una tripla frontale, la sbaglia, rimbalzo controllato da Klucnik che va a sbagliare. Quindi Pavia riesce a chiudere alla boa di tre quarti gara sotto, con un gap che è sotto le 20 lunghezze. Soddisfazione davvero assai magra per i pavesi che ora sono attesi ad un lungo garbage time. 38-56 è il verdetto impietoso qui al Pararavizza. I tabelli individuali recitano per Pavia il miglior marcatore Alessio Donadoni, fermo a quota 9, poi 5 di Fabi, 2 di Torgano, 5 di Rossi, 4 di Piazza, 5 di Touré, 6 di Nasello, 2 di Dessì. Per quanto riguarda gli ospiti sono 9 di Mercante, 2 di Vacchelli, 3 di Varaskin, 8 di Klucnik, 14 di Bona, 5 di Antrop, 6 di Crescenzi, 3 di Milovanovic, 6 di Masciarelli. Scelte di Valdiraghi che riparte da Sacchi, Fabi, Donadoni, Nasello e Lollo Cremaschi, quindi quintetto largamente sperimentale per quanto riguarda i padroni di casa, per cercare di archiviare nel minor tempo possibile, per ridurre il tempo di sofferenza che ancora manca per arrivare ai titoli di coda. Davvero molto molto frustrante, molto, molto amaro questo debutto in campionato, situazione di emergenza fisica assoluta per Pavia. Tutto pronto,
si può andare, un quarto da giocare, 38 per chi attacca, 56 per chi si difende, il palleggio di Sacchi, si va da Alessio Donadoni, fuori da Fabi, palla nelle mani di Sacchi che scarica per Nasello, Nasello per la penetrazione, il buon canestro in hesitation per Donadoni che è il primo pavese ad andare in doppia cifra, 11 per l'ala Brianzola, ex giocatore di Olginate, 40-56, sono comunque 16 di margine per Pavia che vuol provare almeno con la grinta, con la voglia di non arrendersi ad una sconfitta pesante, provare in qualche modo a contrastare Cremona. Ora buona difesa di Sacchi, palla persa per Vacchelli, possibilità di attaccare in transizione per Donadoni, tackle calcistico di Varaschine, quindi rimessa in zona d'attacco per Pavia. Touré che intanto è tornato sul campo ma ha il piede alla caviglia fasciata, e gamba distesa su una sedia, quindi gamba destra distesa per il giocatore di Angera, però l'espressione sembra non essere particolarmente drammatica, speriamo. Peraltro ingannevole perché è un giocatore molto molto solare, molto sorridente, però speriamo che davvero non sia un problema grave, sarebbe davvero l'ennesima tegola in un inizio di campionato che definire complicato per i padroni di casa sarebbe eufemistico. Paraschin va a piazzare una veloce per arrestare l'attacco al ferro di Donadoni. Fallo fischiato a Sacchi, primo fallo per il giocatore di Gambolò. Padiraghi che in questo quarto periodo ha possibilità di mettere minuti nelle gambe dei suoi baby. Servizio interno per Bona che scarica fuori, aperto in angolo Mercante che sbaglia da tre punti. Bravo Fabi ad andare deciso a rimbalzo, prende il contatto falloso di Korsunov. Numero 7 Korsunov, è il suo primo fallo ed è anche il primo fallo di squadra. Primo fallo per il nazionale under 20 della Lettonia. Un giocatore interessante che quest'oggi è però rimasto un po' ai margini, invece era stato molto molto importante nel primo match che Cremona aveva vinto con Fiorenzuola. Chiude il palleggio Sacchi, viene soccorso da Nasello, il consegnato con Matteo Fabi che torna da Nasello, che va sulle tacche, potrebbe giocarsi un mismatch, ribalta il lato per Sacchi, ovviamente evidenti problemi di conoscenza reciproca. Arriva la palla persa numero 18 per Omnia. Rimangono 16 le lunghezze da recuperare per i pavesi, 8:27 per andare ai titoli di coda. Palla in mano di Marco Bona per Korsunov. Vacchelli che ha una mezza idea di premiare il taglio di Bona, c'è però un contatto lontano dalla palla sul taglio di Bona, spende un fallo Matteo Fabi, anzi Cremaschi, scusate. Cremaschi va, torna in panchina, torna Lele Rossi, torna anche Nicolas Dessé per Nasello. Sono i pavesi che arrivano in panca evidentemente provati, è proprio una sofferenza anche commentare quello che è un evidente imbarazzo fisico. Palle mani di Bona, 8 secondi per chiudere il possesso. Bona mette palla per terra, arriva anche in questo caso il tocco di piede per Capitan Lele Rossi, rimessa in zona d'attacco per la UV. Corsuno va a occuparsi delle operazioni, cambia lato, va da Bona, Bona marcato da Fabi, Bona prende il blocco di Varaschino, raccoppiamento difensivo con Bona marcato da Rossi, Corsuno va aperto in angolo, va a sbagliare tre punti, Bona però va a rimbalzo d'attacco e poi con arcobaleno va a realizzare. 16° punto per il braccio armato in forza alla Juve. 40-58 è il responso del tabellone di via Treves, Rossi aperto dai 5 metri, sbaglia, rimbalzo comodo controllato da Jacopo Mercante. Ribaltamento di Bona per Mercante, una finta, poi il gioco a due con Varaschin, si prende la linea di fondo, scarica per Vacchelli, l'extra pass per la tripla di Mercante, corta, rimbalzo controllato da
Capitan Rossi. Donadoni che spinge, trova un ottimo pallone interno per De Sì, che va ad appoggiare il proprio quarto punto. 42-58, sono sempre 16 le lunghezze di Cremona. Fabio accoppiato difensivamente a Marco Bona, che va a giocarsi uno contro uno spalla a canestro. Ribalta per Vacchelli, apertissimo, l'extra pass per Corsunos che sbaglia da tre punti, rimbalzo però di Varaskin, possesso riciclato, Bona che spara da tre punti, corta anche questa, rimbalzo controllato da Matteo Fabio. Ovviamente Cremona che comprensibilmente ha probabilmente allentato la tensione agonistica, ora innesco, il buon innesco con un lob di Donadoni per Rossi, settimo punto per le Rossi. E ovviamente Simone Lotti ci vuol parlarci su, non gradisce questa diminuzione di intensità dei suoi. Tabellone dice 44 Risascotti, punto edile Pavia, 58 Ferraroni, Juvi Cremona. Il gap è ancora comunque molto molto importante e i minuti drammaticamente corrono. 6.35 per arrivare alla fine. Pavia ci sta mettendo comunque la voglia, ci sta mettendo il cuore. E questo non si può chiedere ovviamente in questo momento molto di più ai ragazzi di Pat Baldiraghi. Anzi, credo che se si giocasse normalmente con l'afflusso del pubblico, i ragazzi pavesi riceverebbero il giusto tributo per il coraggio con cui hanno affrontato una partita in questo tipo di condizione. Il parziale di questo ultimo periodo. Ora vediamo se dopo il summit con il proprio coach Cremona spingerà nuovamente sull'acceleratore. Korsunov con palla in mano, la posizione interna di Mercante che non viene servito, palla per Antrops che si prende una soluzione morbidissima dal palleggio e va a mettere un canestro in faccia a Rossi, canestro di classe purissima, 7 punti per il veterano di classe 82. Donadoni che attacca dal palleggio, poi lo chiude, torna fuori da Fabi, si riapre Donadoni, viene negata la ricezione interna a Rossi, tripla per Fabi che sbaglia, Pavia che 0-7 da 3 punti complessivo, quindi mai canestro dalla lunga per i ragazzi di Pat Baldiraghi. Cremona può giocarsi, ora Antrops che decide di, non so se ci sia stato del trash talking tra lui e Rossi, comunque gli mette 5 punti in fila con assoluta nonchalance, acquisto che ovviamente può avere in Serie B un peso specifico clamoroso. Ricordiamo Antrops, uno dei giocatori in uscita da Matera dopo la rinuncia del club lucano all'iscrizione al campionato. Fabi che recupera un pallone vagante in traffico, va a prendersi un contatto, va a prendersi due tiri liberi. È il suo terzo fallo, il momento a due tiri liberi, il numero 5 è Matteo Fabi. Fabi che sbaglia la prima soluzione a cronometro fermo. Realizza l'ex giocatore di Crema e Lecco, 6 per lui, 45-63, prova con generosità a spendersi in difesa con Bona che però lo batte, poi va a cambiare mano alla soluzione di sinistro sbagliandola, rimbalzo controllato da Rossi, Donadoni che può partire per Torgano che visibilmente boccheggia. Questa è ovviamente una scena davvero molto molto brutta da vedere. Donadoni che si prende una tripla senza ritmo, la sbaglia, Rossi di puro posizionamento va a prendere rimbalzo d'attacco, poi però sbaglia, rimbalzo controllato da Mercante. Verso 10 per il capitano pavese.
la notizia è che siamo entrati negli ultimi 5 minuti di questa sofferenza. Antrops liberissimo va a realizzare 7 punti in fila per il numero 88, che riporta il margine a quota 20, il margine di vantaggio per i cremonesi. Rossi che prova a giocarsi l'uno contro uno, buona soluzione per l'ex lungo di 100 che arriva a quota 9. Palla per Bona nella tonnara, maniere forti della difesa pavese, arriva il fischio arbitrale, fallo a Donadoni, è il quinto fallo per Alessio Donadoni. Fallo del numero 11 Donadoni, il suo quinto fallo. Primo giocatore ad abbandonare la partita per raggiunto limite di falli, ma anche giocatore che è stato sicuramente il più efficace in casa pavese. Donadoni chiude con 11 punti, 5-7 dal campo, 6 rimbalzi quindi, e 4 assist, quindi una 17 di valutazione, che ovviamente in una situazione precaria è davvero tanta roba, quindi il giocatore pienamente recuperato, probabilmente il giocatore in condizione migliore per quanto riguarda Pavia. Ora c'è il blocco irregolare, fischiato a Crescenzi, quindi Pavia che torna al possesso offensivo. Qualche problema di ball handling per Sacchi, che poi va a superare la metà campo, marcato forte da Crescenzi. Ora l'anticipo, passaggio piuttosto leggibile, anticipo e contropiede solitario per Bona. Ovviamente Cremona adesso può maramaldeggiare ed è brutto assistere a questa mattanza. Fabi che va fino in fondo, buona la penetrazione di Matteo Fabi che va a realizzare il suo ottavo punto, superando le braccia protese di Jeans Antrops. Antrops ancora molto libero, va al tiro dalla media sbagliando, rimbalzo controllato da Teofabi, affida De Sì, aperto da 3 punti, vediamo se Pavia rompe il sortilegio, niente. ...0-9 di squadra per i lupi di Pat Baldiraghi dai 6-75, ultimi 3 minuti di gioco in questo match. Malinowski si spazia per prendersi la tripla, la sbaglia, rimbalzo controllato da Lele Rossi. Ultimi 3 minuti di gioco. 14esimo rimbalzo per il capitano pavese. Fabi va in penetrazione, va fino in fondo, prende il contatto falloso. Fabi che insieme a Donadoni è sicuramente il giocatore con più energie, con condizione fisica migliore. Fuori De Sì, rientra Nasello. Entra il numero 8 di Campobasso. Sul parquet un altro dei giovani cremonesi, il lungo Riccardo Bassi, prelevato dal vivaio di Biella. Minuti di campo anche per il numero 11, Buonavita, pronto sul cubo dei cambi. Fabi che va a iscriversi al club della doppia cifra, 10 per il giocatore marchigiano, arriva il cambio, uscita con applausi per Marco Bona. Qua via che ha rosicchiato qualcosa per cercare di chiudere. Con uno score sicuramente meno severo. Sacchi che prova ad andare aggressivo su Crescenzi, Nasello che prova a lavorare duro su Mercante, apprezzabile comunque la tigna pavese. Mercante che lavora sul perno, sbaglia, rimbalzo di Bassi, c'è cioè l'antisportivo fischiato a Rossi. Fischiato Rossi. Torna sul parquet Cremaschi. Rossi che primo fallo, ma viene richiamato dalla panchina, tanto è chiaro che la presenza del lungo di Cinecittà a questo punto sia comunque inutile, non deve evitare. Eventuali nervosismi nei confronti degli arbitri. 0-2 a cronometro fermo per Bassi. Possesso offensivo per la Juve, 2:33 per arrivare alla sirena di chiusura.
palla in mano di Jacopo Mercante, il taglio del numero 11 Bonavita che prova a sfruttare la superiore fisicità rispetto a Fabi. Fallo speso da Fabi, lunetta per Bonavita. Terzo fallo e lunetta 2 tiri liberi Bonavita. Pavia che ha retto un quarto, ricordiamo 17-15 il primo parziale, poi la differenza di condizione è emersa in maniera clamorosa e per Cremona è stato un match tutto in controllo. Palla alle mani di Torgano per Fabi, Fabi che prende il blocco di Cremaschi, ribalta per Torgano che prova ad attaccare Crescenzi, prende una soluzione da 2 punti, la sbaglia. Sacchi che bravo e determinato l'andare a rimbalzo offensivo e riesce a tener vivo un pallone. Ultimi 2 giri di orologio per chiudere il match. Sacchi va da Cremaschi, Cremaschi si muove in palleggio, consegna a Fabi, va a piazzargli il blocco, ultimi 9 secondi, Fabi perde palla e Milonowski va a appoggiare in solitaria il più 20 per Cremona, 51-71. Cremaschi per Torgano, aperto da 3 punti e va a realizzare sul quasi al buzzer beater. Pavia va a realizzare il primo canestro da 3 punti del suo match. ...5-4-7-1... sbaglia Mercante, c'è il rimbalzo di Bassi, ma Bassi ha calpestato la linea di fondo, quindi 1-10 per Pavia il complessivo dall'arco dei 6-75... consegnato di Nasello per Sacchi, l'uscita di Fabi, Fabi che attacca, affida a Cremaschi che ribalta fuori da Torgano che va a attaccare il traffico, ovviamente mancano visibilmente le gambe all'esterno di Segrate, arriva la palla persa. Ricezione di Milovanovski per Crescenzi, Milovanovski mette palla per terra, si prende una sospensione, la manda corta, rimbalzo controllato da Torgano, ultimo minuto di gioco, partito in questo momento, Sacchi va a attaccare, prende il contatto falloso di Crescenzi, quindi quinto fallo anche per Crescenzi e tiri liberi con possibilità di realizzare i primi punti in Serie B nel giorno del debutto per Mattia Sacchi. Emozione, ovviamente gioca un brutto scherzo, quindi va corto la prima soluzione a cronometro fermo per il Baby Lomellino. Che va però a realizzare il secondo, quindi primo punto per Sacchi. Che va generosamente a cercare di rubar palla a Vacchelli. Ultimi 41 secondi di questa enorme, lunghissima e triste sofferenza. Rimessa in zona d'attacco per Cremona. Lato ribaltato, si va da Mercante. Torgano che nega la ricezione a Milovanovic. E ora Sacchi molto bravo ad andare ad anticipare e va a mettere il layup in solitaria. Bella giocata del nostro Baby. 3 punti per lui con questo recupero. Ultimi 23 secondi. Spara da 3 punti e va a realizzare anche Bonavita. Certificare una serata di grande ispirazione perimetrale per i ragazzi di Simone Lottici. 57-74, ultimi 6 secondi,
palla per Fabi che andrà a cercare l'ultimo tiro, va ancora da Sacchi che va a sbagliare, si chiude qui, sirena, risoscotti.edile 57, Juve Ferraroni Cremoni 74, quindi debutto amaro ma ampiamente nelle previsioni per Pavia, troppo evidente la differenza di condizione atletica, davvero impari le condizioni delle due squadre, la condizione fisica, il fatto che appunto Pavia ha pagato a carissimo prezzo la situazione di il focolaio di Covid che ovviamente ha costretto la squadra a rimanere inattiva praticamente per due settimane buone e ha ridotto la condizione atletica davvero a livelli molto molto precari. Da Pavia chiudiamo ribadendo il finale, Cremona che sbanca con merito assoluto il Pallavezza di Pavia, finisce 54-71 i tabellini individuali, finisce scusate 57-74 tabellini individuali che recitano per risoscotti.edile 3 di Sacchi, 10 di Fabi, 5 di Torgano, 11 di Donadoni, 4 di Dessì, 9 di Rossi, 4 di Piazza, 5 di Touré, 6 di Nasello. Per quanto riguarda gli ospiti sono 9 di Mercante, 2 di Vacchelli, 5 di Milovanovic, 5 anche per Bonavida, 3 di Varaskin, 6 di Crescenzi, 18 per Bona, 12 di Antrops, 6 di Masciarelli, 8 di Klumcic. Dal Pallavezza di Pavia, da Paolo Rappoccio, vi giunga la più cordiale buona serata e ovviamente a tutti gli amici del pallacanestro sintonizzati diamo l'appuntamento per il prossimo match interno di Pavia.